La spiegazione del gioco dell'astuccio magico. Per fare questo gioco abbiamo bisogno di questo particolare astuccio magico. La moneta viene messa all'interno, dopodiché si copre. Si richiude in questo modo con tutti e quattro gli elastici. Ora, questa è solo una messa in scena perché in realtà la moneta può entrare e può uscire senza bisogno di togliere tutti quanti gli elastici. Semplicemente così, premendo, la moneta facilmente esce e allo stesso modo facilmente avrebbe potuto entrare. Comunque gli spettatori non devono sapere questa cosa. La moneta viene messa all'interno, tutto quanto chiuso, al di sotto del fazzoletto. Basta così premere. Quando siamo sotto copertura del fazzoletto, che la moneta va a finire sulla nostra mano, teniamo la moneta qua nel palmo della mano, facciamo su, chiediamo allo spettatore anche di tenere il dito. Dopodiché inseriremo la moneta all'interno delle scatole cinesi o di qualsiasi altro gioco in cui vorremmo far riapparire la moneta. Vediamo di nuovo l'effetto. All'inizio si mostra la scatola, si tolgono gli elastici. Almeno tre elastici, si mette la moneta all'interno, si chiude e tutto quanto chiuso e sigillato. Per gli spettatori è una fuga davvero impossibile. In realtà, proprio nel momento in cui andiamo a prendere la moneta e metterla sotto il fazzoletto, in questo momento ci impadroniamo della moneta e la mettiamo qua nel palmo delle dita. Vediamo senza il fazzoletto cosa succede. Mentre lo sto coprendo, che ho la mano sotto, premo, la moneta mi va a finire qua sulle dita. Quindi sotto il fazzoletto lascio la moneta, ho la moneta qua nelle dita e la posiziono nel gioco in cui la voglio far apparire. O semplicemente soffio magico, faccio vedere che la moneta scompare e eccola, la moneta riappare magicamente nella mano o negli attrezzini che andrete a usare nei giochi successivi. Questa è la spiegazione del gioco dell'astuccio magico.